benvenuti di fronte a quello che è l'epicentro di un universo, quella porta che si sta aprendo, quella porta dove stanno entrando membri della troupe, è la porta di casa di Carrie Bradshaw. La porta che più di 20 anni fa si è aperta e ci ha aperto un universo, quello di Sex and the City. Ed ora, proprio così, and just like that, si sta per riaprire con un nuovo incredibile capitolo. Le ragazze sono tornate, Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon come Miranda Hobbs, Christine Davis e Charlotte York Goldenblatt sono insieme, seduta a un tavolo per uno dei loro classici brunch, proprio adesso, magari in questo ristorante dove stanno girando, mentre noi stiamo parlando, quindi facciamo piano, una scena delle loro fantastiche riunioni tra amiche. Altri 4, arrivano subito. Non ridete, ma forse siamo noi, le anime gemelle l'una dell'altra. Ecco, la scena che stanno girando oggi è in uno dei locali più caratteristici e classici del West Village, il quartiere dove fisicamente c'è la porta di casa dell'appartamento di Carrie, anche se nella finzione è ambientato nell'Upper East Side. Vabbè, questo quartiere è delizioso, si presta a molte riprese che saranno nella nuova serie, con le sue case di mattoni rossi, le fire escapes, no? Le uscite di sicurezza, i localini, le librerie, i ristorantini, insomma una New York romantica perfetta per le nuove avventure. District. Quante scene sono state girate in quello che era un quartiere in evoluzione e sembra proprio merito delle ragazze, degli autori, averlo avviato alla fama di oggi. Ma questa è una cifra distintiva del mondo di Sex and the City, in Just Like That, sapere catturare una città in continua evoluzione anche grazie a un esteso cast di personaggi. Questo è per voi, signore! Attenta! Ciao tesoro, che ficata di festa! Chi vuole un Würstel? Bella, ne ho già una di troppo! Ah! Prodotto da Michael Patrick King come Sex and the City e scritto dagli stessi autori, And Just Like That continuerà la tradizione di scoprire e mettere sulla mappa nuove destinazioni, da Harlem a Brooklyn, dall'Upper East Side a Soho. Ti amo da morire, Sam Jones! Non ci sarà però il personaggio interpretato da Kim Cattrall, Samantha Jones. L'amicizia, lo sappiamo, è il cuore pulsante di questa serie, l'amicizia che ci lega ma anche che si frantuma. Al tavolo delle ragazze però aggiungiamo diverse altre sedie, magari proprio qua al Whitney Museum, dove le abbiamo viste proprio aspettarlo un tavolo. Infatti ci sono un sacco di nuovi personaggi. Signore, il vostro tavolo è pronto. E Just Like That allarga il panorama ad un mondo variegato, contemporaneo e all'insegna della diversity. Sarita Chaudhry fa Sima Patel, un agente immobiliare. Tu quante app di incontri usi? Sto aspettando che creino un sito di incontri chiamato Ecco il maschio che stavi cercando, Sima. Sara Ramirez è Che Diaz, comica non binaria con un podcast spesso frequentato da Carrie. Carrie, ti sei mai masturbata in un luogo pubblico? Non da quando Barney si è chiuso. Poi c'è Nicole Ari Parker, che interpreta Lisa Todd Wexley, documentarista e madre di 3 figli. Non si può avere tutto. No? Si può, è solo più difficile. Infine, Karen Pittman nei panni di Mia Wallace, una professoressa di legge che ha promesso un sacco di sex nella City. Un'icona di New York per una serie davvero iconica per l'empowerment femminile, Sex and the City e Just Like That, Girl Power, ora anche a 50 anni. Con ironia e acume, Sex and the City ha fatto scuola, parlando di temi difficilmente affrontati prima, non solo sesso, relazioni e carriere, ma anche maternità, aborti, lutti e divorzi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Eccolo! Guardatelo. Oh, è bellissimo, è sì, perfetto! È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo! Infermiera! Sviluppati dalle prime rubriche di Candace Bushnell, nelle vicende delle protagoniste si sono riconosciute generazioni di tutto il mondo. Ora, a
a And Just Like That il compito di ritrovarle 20 anni dopo e fare una rivoluzione, mettere al centro della vita e delle relazioni donne over 50. Buon compleanno. Quinta Avenue dello shopping per parlare di moda, che è sempre centrale nelle mani della stylist Molly Rogers, che ha fatto scelte di haute couture oppure d'avanguardia e ha anche mescolato alcune citazioni di pezzi storici di Sex and the City che faranno felici i fan. Carrie, vai. Prendendo il testimone dalla star delle costumiste Patricia Field, Molly Rogers omaggerà il famoso tutù di tulle della sigla di Sex and the City e recupererà oggetti che gli appassionati non hanno dimenticato: una certa cintura con le borchie, le manolo con cui Big chiese a Carrie di sposarlo e persino la borsa a mano sfrontatamente shippata nella terza stagione. Dammi la borsa. Come? La borsa. Veramente è una baguette. Beh, dammela. Non ci potevo credere. 15 anni passati a New York e proprio quando la città diventava più sicura, mi derubavano. Upper West Side, Manhattan School of Music. Vale la pena venire fino a qui quando c'è un talento in famiglia. Parlo della famiglia allargata, dei mariti, delle amiche e dei figli delle amiche che si ritrovano tutti qui in questo nuovo capitolo. Just Like That ritorna il marito di Miranda, Steve, interpretato da David Eichenberg, e quello di Charlotte, Harry, che è Evan Handler. Stasera dai il meglio di te stesso. Ci sono anche i figli, ora tutti cresciuti. Neil Cunningham è Brady, il figlio di Miranda e Steve. Le figlie di Charlotte e Harry sono invece interpretate da Kathy Hang e Alexa Swinton. Amore, ho avuto il tuo messaggio. Insomma, la cagnetta è sistemata. Sì! Perché tutti intorno rimangono incinta tranne me? Ritornano anche Mario Cantone e Willie Garson nei panni dei meravigliosi Stanford Blatch e Anthony Marentino, i migliori amici di Carrie e Charlotte. Vi ricordate, dopo un goffo tentativo di presentazione andato male, si erano poi innamorati e sposati. Io sono un bel bocconcino, ho un viso carino e ho anche un culetto sodo, posso trovare di meglio? Per Garson, che interpreta Stanford Blatch, è l'ultimo ruolo della vita. È scomparso infatti a settembre a soli 57 anni. Stanford, mio caro, questo gran fusto è Anthony Marentino. Ciao. Marentino, origini italiane? Siciliane. Ah. E c'è differenza? Sì. Non preoccuparti, sono perfettamente in grado di controllarmi. Anch'io. Central Park, siamo finalmente arrivati in uno dei posti più romantici di New York per parlare di una delle storie d'amore più romantiche di sempre, quella fra Carrie e Big. Romantica perché è vera, conquistata, consolidata attraverso litigi, pacificazioni, diverse stagioni, due film, un matrimonio non riuscito ed uno finalmente conquistato. E adesso la domanda è: saranno ancora insieme? Oh. Ciao tesoro, sono arrivata. Mi ricordo quando tenevi i maglioni nel forno. Questa è la domanda che ci facciamo tutti, anche perché nel cast sappiamo che c'è Natasha, l'ex moglie di Big. Oh. Sono appena invecchiata di altri 35 anni. Oddio. E si conclude così il nostro viaggio tra le location di And Just Like That, un nuovo capitolo di Sex and the City e una nuova lettera d'amore a questa meravigliosa città. Era ufficiale. Era cominciata una nuova stagione.